La battaglia della pesarese Giorgia Righi fa breccia in un colosso come Ticket One. La società di ticketing per eventi nazionali accoglie con favore la proposta che la giovane pesarese, istruttrice di nuoto, affetta da disabilità, aveva segnalato lo scorso ottobre anche a Rossini TV. Ovvero le enormi difficoltà di accessibilità alla prenotazione di eventi culturali per chi vive condizioni come la sua in assenza di servizi di biglietterie online dedicate. Non è mai indicato un contatto diretto a cui rivolgersi. A volte se ne occupa l'organizzatore principale piuttosto che terzi, i teatri o i diretti palazzetti. Si perdono mesi per cercare di trovare la persona che se ne occupa e poi magari i biglietti sono terminati. La mia proposta è quella che le agenzie di vendita inseriscano nel loro sito una sezione dedicata ai disabili dove inserire i propri dati anagrafici e allegare il certificato di invalidità. E così verrà inviata una richiesta diretta agli organizzatori che poi si occuperanno di tutto il resto. Giorgia Righi ha recentemente fatto parte anche della squadra pesarese protagonista della vincente candidatura a Capitale della Cultura 2024 e attraverso Rossini TV all'epoca aveva accolto anche la disponibilità di Amat a migliorare i servizi dedicati. Ora è stata protagonista di un enorme passo avanti per tutti i disabili italiani. Sono molto felice di annunciarvi che Ticket One ha fatto un grande passo verso l'accessibilità. Dopo essermi confrontata col direttore e avergli esposto la mia campagna, Ticket One ha inserito nel sito una sezione dedicata alle persone con disabilità, dove si trovano i contatti dei più grandi organizzatori a cui è possibile scrivere o chiamare per prenotare biglietti riservati. Questo è un passo che sicuramente necessita di tanti miglioramenti, ma ovviamente è un buon primo passo e sicuramente rivoluzionario. Quindi dai è tutta!